Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo nuovo video voglio affrontare una tematica molto interessante e molto importante. Una tematica che spesso molti goth amano ribadire. Voglio parlarvi del perché noi goth amiamo visitare i cimiteri. Spesso e volentieri, purtroppo, noi affrontiamo dei grossi pregiudizi dalla parte delle persone esterne alla community, proprio perché pensano subito male di noi appena ci vedono dentro un cimitero. Ma noi siamo persone che amiamo tantissimo questi luoghi e li rispettiamo. E adesso vi voglio spiegare il perché. Allora, a parte che c'è anche da dire una cosa molto importante: il necroturismo è una passione che non riguarda soltanto quelli della community, ma è anche una passione che hanno tantissime persone. Non ci sono soltanto noi appassionati di certe tematiche, ma è una cosa che può riguardare comunque una vastità di gente. Allora, intanto, c'è da dire che sicuramente noi goth siamo amanti del decadentismo e del romanticismo, poeti maledetti, romanzi gotici, cinema horror, storie dei vampiri, tutte queste cose fanno parte del nostro background. E nei cimiteri non solo possiamo trovare pace e tranquillità e avere un luogo dove poter riflettere sulla vita e la morte, ma è anche il luogo dove poter riscoprire e sentire sulla propria pelle quelle atmosfere che abbiamo letto e visto o al cinema o attraverso i libri e anche comunque attraverso la musica che tanto ci appassiona. Quindi, come vi dicevo prima, un luogo dove riflettere, un luogo dove entrare e vedere tantissima arte e tantissima storia. Perché storia? Perché noi, visitando il cimitero, passando per le gallerie, possiamo leggere gli epitafi e capire attraverso delle bellissime poesie, perché comunque un tempo si dedicava molto di più attenzione e rispetto verso il proprio caro defunto, dedicandogli delle frasi bellissime, capire come magari questa persona è venuta a mancare e capire anche il dolore dei propri cari. Questa, secondo me, è una cosa molto bella. A volte mi fa venire quasi brividi passeggiare nei cimiteri e leggere queste frasi veramente molto romantiche. È un metodo che ormai nella nostra epoca non si usa più. Noi viviamo in una società frenetica, una società consumistica, una società dove ormai anche lo stesso morto non ha più nessun valore. Sicuramente un altro aspetto che voglio comunque far capire tantissimo a chi mi sta seguendo è che noi goth abbiamo una visione della morte più romantica e decadente. Nessuno di noi è qui e ha il desiderio di morire, assolutamente, ve lo posso garantire. Sicuramente molti di noi hanno una visione molto particolare di essa. Io in particolare ho cambiato tantissimo la mia visione della morte, perché comunque anni fa mi è stato riscontrato un cancro, quindi ho vissuto un periodo della mia vita molto brutto, che non auguro a nessuno, e quindi ho cambiato tantissimo la percezione della morte. Quindi noi non siamo qui a esaltare la morte, né tantomeno vogliamo morire, ma la nostra è una visione più romantica e decadente, una visione che porta in realtà a esaltare la vita e a capire quanto essa è fragile e delicata. La malinconia, la tristezza che percorre in questi luoghi fanno parte del nostro background, di quello che siamo noi. Noi amiamo proprio circondarci di queste sensazioni, ma sono delle sensazioni che ci aiutano a farci sentire vivi. E quindi, io, per esempio, amo tantissimo visitare i cimiteri perché, come vi dicevo prima, sono luoghi d'arte. Io quando passeggio in queste gallerie, con queste bellissime statue,
che a volte magari anche nella fuliggine dello smog hanno preso quella patina di grigio, rende tutto molto decadente e molto romantico. E mi piace pensare a come poteva essere stato nell'Ottocento, a questi luoghi frequentati da queste donne, queste vedove con questi abiti neri. Mi piacerebbe proprio poter sentire, essere lì e poter rivivere quei momenti e poi farlo ovviamente purtroppo solo con la mente. Io amo anche andare ai cimiteri perché sono un artista, mi piace disegnare e disegnare ai cimiteri è molto molto importante. Spesso vado con Stefano e mi piace andare lì perché c'è tanto da imparare, perché per esempio a Staglieno abbiamo degli scultori bravissimi, ma questi poi li andremo a vedere più tardi. Io ho chiesto anche ai miei followers perché amano visitare i cimiteri. Io penso che sia molto importante sapere la vostra opinione di chi mi segue e chi mi guarda. Quindi commentate nel video e ditemi anche il perché a voi vi piace visitare i cimiteri o comunque perché apprezzate questi luoghi. Allora, ho fatto alcuni screen delle risposte che mi sono state fatte alle mie domande. Una di queste è perché è un posto tranquillo in rispetto ai morti e immaginarsi le loro storie è stupendo. Come vi dicevo prima, ecco che si ritorna al passeggiare nelle gallerie, leggere gli epitafi e immedesimarsi in quello che è stata la storia del defunto. Questa è una cosa molto importante perché arricchisce il nostro bagaglio culturale. A Staglieno ci sono un sacco di storie che raccontano gli eventi che ci sono stati durante l'Ottocento e il Novecento. Queste fanno parte del nostro bagaglio culturale. Io ovviamente parlo di Staglieno perché è il cimitero della mia città, ma immagino che in tutti i cimiteri monumentali si possano ritrovare queste storie. Mi rilassano e mi ricordano che tutto è in temporaneo nel bene e nel male, quindi anche qui si ritrova su quanto effimera la vita, su quanto è breve, su quanto è fragile e su perché è giusto imparare a godersela, imparare ad amare e a rispettare gli altri. Questa è una cosa molto importante. Poi, per esempio, qua viene detto del silenzio, che è tutto intorno a te, quindi una pace che ormai in questa società non esiste più, ragazzi, perché ormai viviamo in una società dove casino, mancanza di rispetto per gli altri, urla, la gente ormai non sa più cos'è il silenzio, non sa più cos'è la pace, viviamo in una società selvaggia, in una giungla selvaggia. Invece dovremmo ritornare al silenzio dei cipressi, alla pace, alla riflessione, quello che ormai, dal mio punto di vista, puoi trovarle in un cimitero. Sono dei posti pieni di storia e in alcuni ci sono delle tombe stupende, dei veri e propri monumenti, quindi monumenti di grandi artisti. Mi rilassa e amo vedere le foto. È un posto ricco di storie affascinanti. In questo caso le foto possono essere anche riferite alle foto post-mortem, perché per esempio anche a Staglieno, nella parte più antica del cimitero, abbiamo la possibilità di vedere tantissime foto post-mortem. Ci sono tante persone appassionate di questa tematica, perché comunque l'Ottocento è stato un periodo storico molto importante che noi Goth amiamo tantissimo. L'epoca vittoriana è stata un'epoca molto particolare. E queste sono alcune delle risposte che mi sono state date alle mie domande, perché io amo molto capire cosa vi piace a voi, quindi ripeto, commentatemi nel mio video e ditemi perché vi piace andare nei cimiteri. Un altro artista che nell'ambiente goth ha fatto una musica molto importante che fa benissimo capire quello che vogliamo trasmettere noi è Sopra Aeternus. Allora, quest'artista io lo apprezzo tantissimo e mi piace tantissimo. È un artista molto cupo, molto decadente. La sua musica è ineccepibile, fantastica. Questo album in particolare è uno dei miei preferiti. Si titola Song from the Inverted Bomb, Sopra Aeternus e The Assembly of the Shadows. Ok, ragazzi, quella la canzone che io voglio indicarvi, come secondo me è una delle più significative per esprimere quello che si prova quando si visita un cimitero, è Tales from the Inverted Bomb, che è la seconda traccia di questo album. Allora, questa canzone
Se voi l'ascoltate, chiudete gli occhi e iniziate a sentire il testo, potrete immaginarvi come di essere nelle catacombe di Palermo. Le catacombe di Palermo sono fantastiche, sono magnifiche. E alla fine del testo della canzone fa l'accenno a questo bambino che giace morto. Sembra quasi un riferimento a Rosalia, che è la famosa mummia di Palermo. E insomma, vi fa capire proprio pienamente la sensazione che noi proviamo quando visitiamo un cimitero. Un altro quadro molto significativo italiano che rispecchia comunque un po' quello che proviamo noi, oppure l'amore e la morte, è proprio Amore e morte di Calcedonio Reina. Calcedonio Reina ha fatto questo quadro magnifico, ambientato infatti nelle catacombe di Palermo, dove due amanti si incontrano e consumano un bacio e si baciano e si abbracciano. Ecco, questo è anche una tematica che a noi Gotti amiamo tantissimo, l'amore e la morte. Una tematica estremamente romantica, una tematica bellissima. E nei cimiteri spesso, anche negli epitafi, possiamo trovare riferimenti all'amore e alla morte. Un altro libro che vorrei farvi vedere, che però non è mio, ma mi è stato imprestato da Stefano, io lo ringrazio perché volevo farvelo vedere, è questo libro del cimitero di Staglieno. Questo libro è veramente molto interessante e tratta degli aspetti storici dell'Ottocento e Novecento del cimitero di Staglieno. Se non avete questo libro, vi consiglio di provare ad acquistarlo. Io per comodità vi farò vedere questo, che perché è più leggero, si fa prima. È un libro che danno all'entrata del cimitero di Staglieno, quindi è un libro totalmente gratis. È un libricino, c'è una cartina all'interno, sono le cartine dei vari settori. E allora, Staglieno nell'ambiente goth è come un posto importantissimo, perché comunque nell'ambiente è diventato famosissimo per via delle copertine dei Joy Division. Però c'è anche da dire che a Staglieno ci sono delle statue decisamente molto più belle di quelle delle copertine dei Joy Division. Artisti come Santovarni, artisti come Monteverde, vi sono degli artisti bravissimi a Genova, degli scultori che hanno fatto delle grandissime opere d'arte che io vi invito a vedere. Io ho fatto già dei vlog in passato riguardante comunque proprio il cimitero di Staglieno. Ho fatto anche un meeting, probabilmente ne faremo un altro più avanti, quindi se voi mi seguite nel canale sicuramente poi vi terrò aggiornati a riguardo. Questo cimitero è un cimitero ricco di arte, dove possiamo trovare vari stili architettonici, vari stili artistici come il romanticismo, il realismo, il romanticismo, tutti gli stili comunque che hanno segnato comunque l'Ottocento e il Novecento, ma in particolare l'Ottocento. In questo cimitero possiamo trovare statue meravigliose, dove il dolore e la morte si incontrano, dove comunque abbiamo anche delle statue di personaggi importanti per la città di Genova, come la tomba Orengo, la tomba di Lorenzo Orengo, la tomba Campodomico, oppure Giovanni Battista Villa. Sono tantissime tombe importanti. In questo caso, per esempio, come dicevo prima, Orengo è la tomba della Signora delle Noccioline, che anche questo è un personaggio a Genova molto molto importante. Poi, vabbè, ovviamente più girate il cimitero, più vedete storie molto importanti. Per esempio, potete trovare la statua di Giannina Gaslini. Giannina Gaslini è un personaggio storico di Genova molto importante. Cioè, grazie, purtroppo, a causa della sua morte, ora noi abbiamo un ospedale importantissimo che è il Gaslini. Quindi anche questo è un personaggio storico molto importante per la città, perché senza la morte di Giannina non ci sarebbe mai stato questo ospedale, e quindi ha fatto salvare un sacco di bambini. C'è Bastet che vi sta salutando, ragazzi. Saluta tutti, Bastet. Ecco, niente, quindi questo è quello che io ho voluto esprimere con questo video.
Quindi cercate di condividere il più possibile questo video perché è importante fare capire agli altri come noi in realtà questi luoghi li amiamo e li rispettiamo. E anzi, vogliamo che comunque questi luoghi vengano comunque presi in considerazione e vengano mantenuti nel tempo, perché purtroppo tanti cimiteri stanno comunque decadendo, si stanno rovinando e questa cosa è una cosa molto grave, perché comunque fanno parte, come dicevo prima, della nostra cultura, quindi non sono luoghi che ci dobbiamo dimenticare che esistono, perché purtroppo nella nostra società ormai tutto è veloce e non importa più niente, non importa solo il quotidiano. Io spero che questo video vi sia piaciuto, io vi invito a iscrivervi al canale, vi faccio anche tanti auguri per un buon 2020 perché questo è il mio primo video del 2020, quindi io spero che questo sia un anno molto positivo per il mio canale e anche per voi che mi state seguendo. Io vi mando un bacio, grazie ancora di tutto, ricordatevi, iscrivetevi e attivate la campanella. Ci vediamo al prossimo video!